Allora, il nostro studio guarda si popola. Guarda chi c'è. Finalmente. I violinisti in jeans. Eccoli. Buongiorno, Angelo Di Guardo, Antonio Magri. Allora, che ora... parlate vicino al microfono, anche perché se questi due signori, che comunque erano già due ottimi musicisti, solisti e anche di orchestra, sono insieme a Cuppa e a me. Esatto, e non ci posso levare niente. Perché? Spieghiamo perché, come nasce la genesi di questa cosa. Perché qual è? Già io facevo insieme, sì. Insieme era diventato già un programma di grande successo. Lo facevamo insieme, tanti ospiti, lo facevamo insieme, c'era già Giuseppe, c'era Enrico Guarneri Litterio, esatto. E tanti protagonisti, cominciavano ad arrivare anche i grandi artisti, i grandi musicisti. Io ovviamente ho detto ero compagno di classe di Angelo sin dalle medie. Ho conosciuto anche Antonio, che già suonava anche con Angelo. Ho detto ragazzi, ma perché non facciamo un duo, un duetto, due violini? Inizialmente erano due violini, poi sono diventati un violino e una viola. Inizialmente loro musicisti scrupolosi, no, sono classici, sono andati alla televisione, a musica pop, poi boom 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 boom, io sogno Messi musica. I Caruso a scuola che mi dicono vabbè, i classici, poi ho detto, però ascoltate la Camurria della Rosa, ascoltate lo zio Salvo, ascoltate lo zio Salvo. Devo dire che poi sono venuti in trasmissione, sono diventati violinisti in jeans, esatto. Sono molto affermati, richiesti dappertutto. E poi un anno avete fatto anche gli ospiti fissi, proprio per una stagione insieme. Ma in quegli anni tu hai dato un seguito po' all'invito dei musicisti, tu in quegli anni hai introdotto la musica nei tuoi programmi. Però allora mettere la musica è una cosa che vorremmo fare anche noi dal vivo. Ci stiamo provando. Vi assicuriamo che mettere la musica in una trasmissione televisiva o radiofonica che sia è un po' complicato. Allora, quando poi ad insieme si decise che si sarebbe dato più spazio alla musica, si creò anche una backline da palco, che per gli addetti ai lavori il famoso mixer con mixer, l'amplificazione esatto. da palco, che poi doveva uscire anche in televisione, per cui organizzare tutto questo non era facile. Finalmente però ci fu anche la buona volontà ci fu un inizio di tutto, che poi ebbe uno sviluppo quanto ci riguarda ebbe uno sviluppo molto particolare, perché non subito partì Salvo, se ti ricordi, quindi ci fu uno sviluppo, e forse questa è stata da quanto tempo state insieme. Musicalmente siamo compagni di vita, abbiamo perso i conti. In questi giorni ho trovato una fotografia risalente addirittura al 20 dicembre 1987, quindi prima ancora di insieme suonavamo nelle orchestre, comunque insieme se non sbaglio fu 98-99, insomma in quel periodo. Probabilmente sì. Quel periodo là. Vabbè. E sto rispolverando il primo brano che abbiamo eseguito come duo ad insieme. Lo faremo in questi giorni. Va bene. È tratto da Odissea veneziana. Allora, se riusciamo ad organizzare questo angolo musicale, ovviamente sarete tra i prossimi ospiti. Intanto, Giuseppe, se vuoi, ti do anche qualche altra indicazione, perché ci sono ovviamente tanti. Riguardo ai nostri telespettatori, tu dici il tema del giorno. Sì. Buongiorno, sono Luisa. Luisa è la famosa nostra cuoca, sai, quelle delle ricette, ricette alla Catalla di Luisa. Tutti. Sarebbe bello studiare canto, perché mi dicono che sono molto intonata. Ma chi glielo dice? Vogliamo sapere nomi e cognomi. Forse i suoi amici, comunque dice canto in chiesa, allora probabilmente le amiche, gli amici della chiesa le dicono che allora che canta. Buongiorno a tutti, Giuseppe, se ti metti i cuffi ci assomigli. Vabbè. A chi? Una banana con la cuffia. Ah, grazie, ma ci mancherebbe. Lasciamo stare. Questo, a parte che non si vede questo bene. Chiesa, infatti non la apro. Peccato. Perché, vabbè, Piero. Buongiorno da Massimo da Castano Primo, eccolo Massimo. Come no, sono un suonatore di piffero mancato dai tempi delle medie nelle ore di musica, poi i miei me lo hanno dato sulla testa perché disturbavo i vicini di casa, soprattutto perché disturbavi loro, secondo me. Certo, perché uno deve essere musicista dentro, maestro, musicista lo è dentro, non è che uno dice vabbè ora mi metto per forza, puoi anche imparare, uno che si affissa può imparare, ma ci deve essere di base una passione. Ma sai che è un musicista mancato? Chi è? Tu. No, vabbè, che c'entra? No, non ne abbiamo mai parlato, però ho sempre pensato cultura perché musicale infinita. Ma lui ne abbiamo parlato prima, voi non c'eravate, lui a casa ha un'orchestra. Sì, no, detto, lo sai, maestro, magari se lo tu sai. Entri a casa sua c'è il pianoforte, c'è la chitarra, c'è il flauto, mi muovo, però non sono un musicista. Qualche anno fa sono andato a trovarlo a casa e mi ha colpito, tra l'altro, che avevo scritto un testo che ormai è abbastanza conosciuto,
è dedicato a Sant'Agata. C'erano parole molto intense, ma ritmicamente già a posto, ancora al primo approccio. Lui che è un musicista vero, mi disse: questa canzone è stata scritta in maniera perfetta. È vero. Giustamente, quando io feci fare poi la base, ed era inizialmente una cantata con la chitarra, no? Con il maestro Mario Indaco, al quale diedi il compito di fare la stesura vera di quella che era la mia idea, perché io, non essendo un musicista, quando scrivo la canzone faccio il testo, poi ci metto una musica di accompagnamento, prima che mi viene meglio, diciamo, no? Non è che sono, insomma, uno che poi può in qualche modo imbastire una vera e propria, però avendo orecchio e avendo amici che mi ascoltano, poi io chiamo il maestro Magri e ci dico: maestro, mi piacerebbe questo disegno di violini, mi piacerebbe me. Io mi organizzavo un'orchestra di un quartetto, un quartetto velocissimo, e nella canzone Agata il violino, la viola, il violoncello e poi cosa c'è, un altro violino, due violini, una viola, un violoncello sono stati capitanati da questi due insieme agli altri due. Ti vogliamo ricordare, che mi fa piacere, che si vedono Giuseppe nella sigla, Almirante, collega di Angelo, esatto, e il violoncellista Alfredo Borzì, un bravissimo violoncellista, che io ringrazio bravi, che sono stati eccezionali. Domani, tra l'altro, poi lo manderò a Matteo, manderemo di nuovo la canzone Agata di Giuseppe Castiglia, che fa da sottofondo musicale ad un medley di immagini bellissime dell'ultima festa di Sant'Agata con i fedeli, quella del 2020. A proposito di festa, ne parleremo di Sant'Agata, domani. A proposito di festa di Sant'Agata, i violinisti in jeans sono stati protagonisti parecchie volte della sera della del 3. Esatto. La sera del 3, lo spieghiamo per gli altri che non sono catanesi, per gli altri siciliani o altri che ci ascoltano in giro per l'Italia e per il mondo, la sera del 3 è una sorta di inizio delle celebrazioni, e quelle, diciamo, che vedono coinvolto poi il centro storico e la cintura esterna del centro storico, perché l'indomani alle 5 ci sarà appunto la messa dell'aurora, esatto, che darà l'inizio. Il 3 che cos'è? La serata detta una volta dei cantanti, esatto, perché si arrivava, si cantavano delle canzoni, si cantano ancora delle canzoni dedicate a Sant'Agata, e poi c'erano i fuochi, che oggi sono anche fuochi musicati, e quindi musicali accompagnati dalla musica, e quindi a tempo quest'anno per motivi di sicurezza e per rendere più ampia la piazza, per poter ospitare più gente, i fuochi saranno sparati da fuori, quindi penso dal mare, dalla zona del porto, e credo che ci sarà un videomapping da Villa Varacchi, Piazza Alcalà, e lì ci sarà un videomapping che racconterà la storia di Sant'Agata. Ma torniamo a un vecchio 3 febbraio, vai, lo vediamo, certo, il play, vai, Piazza Duomo di Catania, fuochi ad opera ovviamente di Vaccalluzzo, ed eccoli qua, al ritmo di che cosa sentiamo, eh? È la quinta di Beethoven, elaborata. Quinta di Beethoven, fatta rock? Sì, fatta rock. Opera 67, del opera destino, 67. Detta del destino, che meraviglia. Destino che bussa alla porta. Esatto, il destino che bussa alla porta, con quei tocchi famosi, usati anche da Radio Londra come sigla, perché nell'alfabeto Morse questa è la lettera V. Quindi come vittoria, pensa quanto cose ci sono, Ma anche aver musicato la Baglietta Nostra, la quinta di Beethoven, è stata una cosa molto particolare. Un'idea veramente bella. Beh, accompagnato con le luci dei fuochi, salvo, lo spettacolo diventa pazzesco, perché poi essere in piazza, anche vederlo in televisione, devo dire, non è da poco, no? Ma essere in piazza con queste note che ti risuonano anche dentro, perché l'amplificazione è molto forte. Bellissimo. Ecco, per voi che siete là sopra, i fuochi alle spalle, per quanto ci riguarda, anche un po' di paura. Non si sa mai. Allora, sono a distanza di sicurezza, per carità, però siete quelli più esposti e per giunta di spalle. Se succede qualche cosa, da un punto di vista, te ne accorgi quando è successa già. Ma infatti, dopo tempo di salutare la famiglia. Esatto. Da un punto di vista musicale è stato straordinario, perché l'emozione è incredibile. Però ti devo raccontare una cosa, Giuseppe: anni fa, in un'altra festa, presa a fuoco qualcosa dietro di noi, veramente. Quindi e è successo qualcosa. Avete continuato a suonare? Hanno spento tutto. Facevo segnale ad Angelo, certo, e lui mi disse in un modo proprio spartano, non posso dire, il vocabolo, la cosa bella è che avete detto vita, morte e miracolo di questo pezzo, ma non nascutammo manco un secondo. Ma la quinta di Beethoven la conosciamo, dire, non credo che in questo momento qualcuno dirà: me volevamo sentire la canzone. Guarda l'accoppiamento.
Ovviamente per chi è in radio questo spettacolo lo raccontiamo, i fuochi a tempo di musica che viene suonata dal vivo con viola e violino in questo caso, sopra una base elaborata della quinta di Beethoven, famosissima, detta del destino. Vabbè.